Eccoci amici, ben ritrovati, amanti del business e del mondo delle imprese. Siamo ancora una volta insieme per iniziare in Pole Position questa giornata che davvero comincia in prima fila, perché parliamo di una realtà di eccellenza che la nostra redazione ha selezionato per voi, che si chiama ITP e arriva da Zola Predosa. È una azienda che lavora come agente nel settore meccanico. Allora, è qua per parlarcene e ringrazio Alfredo Magnani. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere in nostra compagnia, Magnani. Piacere. Allora, dicevamo, siete un agente di commercio, cioè ITP è un agente di commercio. ITP è una società attualmente, ma è nata da Magnani e Alfredo, agenti di commercio. Cioè da lei. Che poi da me, e come tutte le aziende individuali, se crescono si devono organizzare. Quindi nel 79 è nata, si è concretizzata in una SRL. Fra due crisi siete nati praticamente. Siamo nati fra due crisi, diciamo due crisi grosse o piccole a seconda di come si può vedere. Sicuramente adesso speriamo finendo quella attuale, che non è da ridere e che ci obbligherà a rifondarci. Certo. Perché quello che facevamo prima non serve più e dobbiamo fare cose nuove, attuali, perché interessino. Cosa fa Magnani, un agente di commercio nel settore, nel mondo manifatturiero? Allora, io sono nato come tecnico di venditore di cuscinetti. Cuscinetti volventi. E siccome il cuscinetto va in tutte le applicazioni meccaniche, perché nelle applicazioni meccaniche ci sono degli ingranaggi che girano su dei cuscinetti, quindi non c'è trasmissione che non abbia dei cuscinetti. Tutto. Tant'è vero che oggi ci siamo spostati sul vicino del cuscinetto, che è la guarnizione, quindi sono i nostri due fondamentali. E quindi sono nato con questa caratterizzazione, e il cuscinetto va da tutte le parti dell'industria meccanica, per cui ho vissuto tutta quella che è la realtà dell'industria manufatturiera meccanica dell'Emilia Romagna, che è quella che ha dato ricchezza all'Emilia Romagna. Ecco, voi in particolare, diciamo Magnani, cosa avete in più, cosa ha di speciale questo agente speciale, diciamo così? Diciamo che io ho una preparazione tecnica e su quella riesco ad andare a colloquiare con le aziende dove nascono i progetti. Quindi dove nasce poi quello che sarà il prodotto meccanico che è il domani. Si avvale di uno staff, il suo ruolo è sempre allora, in prima linea? Diciamo, per la prima funzione faccio da me. Poi ovviamente mi devo servire dei tecnici delle aziende che rappresento. Certo. Perché poi gli sviluppi nascono e si devono approfondire sulla base di quello. Ecco. Certo. Quindi diciamo da allora poi io mi sono consolidato, ho due agenti associati oggi che quindi lavorano, cioè, che sono due giovani, diciamo giovani perché sono più giovani di me, ma in realtà insomma sono già uomini. Certo. Che io ho formato e che mi danno grande soddisfazione e che spero che sia di grande soddisfazione anche per loro. Un'ultima battuta, Magnani, anche se siamo fuori tempo, è un lavoro ancora attuale quello dell'agente di commercio? Si può ancora guadagnare? Se le aziende vogliono raggiungere velocemente il mercato, si devono servire di gente che conosca il mercato e che quando suona il campanello di un'azienda venga subito dato il tiro, quindi si possa entrare e colloquiare immediatamente, cosa che chi non è conosciuto oggi fa anticamera, perché tutti hanno poco tempo per ascoltare. Certo. E quindi siamo attuali in quanto conosciamo il mercato e le aziende. Se un prodotto si può vendere, ha le caratteristiche di poter essere venduto velocemente, noi siamo adatti. Perfetto, perfetto. Allora io ringrazio la ITP di Zola Predosa, provincia di Bologna, Alfredo Magnani, quindi diciamo l'ITP e Magnani sono una cosa sola sostanzialmente. Sì. Io ringrazio allora Alfredo Magnani per essere stato con noi. Domani mattina ci sarà qua nel nostro studio un altro imprenditore o un altro professionista di successo. Cominceremo ancora una volta in Pole Position.